Eccoci qui. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Andiamo. Ci aspetta nel luogo di consegna. Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Sali e vedi se il campo è libero. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Bene, a posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Porca puttana,
Sono fuori, finalmente. Su di qua. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. That's it. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Scusa! Cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Ho 2 soldati morti. Dietro di me. Presto. D'accordo, è il mio segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito. Ora, corri. Stai lontana dalla luce. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì, certo. Le maledizioni sono ovunque. Soldati, là. Li vedo. Devono essere passati. Controllate il canale. Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Continuiamo a cercare. Rimanete giù. Forza, ragazza. Segui giù. Vedi niente. Ehi, lui è qui!
sento da davanti. Qui c'è un passaggio. Giù di qui. Dai, Harry. Ok. Oh, merda, un'altra pattuglia. Giù. Vieni, Joy. Arrivo. Sono davvero tanti qua fuori. Come facciamo a superarli? Se sono ancora accorti di noi, facciamo il giro. Com'è? Sono troppi, Tess. Oh, merda. Prova a distrarli. Ok. Vedo altre luci. Merda. Ehi, ho sentito un rumore. In guardia. Sei stato? Occhi aperti! Oh, merda! Ci stanno addosso! Prova a distrarli. Ok. Sì, sembra giusto. Stai vicino. Almeno non piove più. La situazione? Potremmo passare di qui. Soldati. Bersaglio ancora libero. Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Ricevuto. Nei pericoli. Rimanete nell'ombra.
Ce l'abbiamo fatta? No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Stai molto vicino a me. Ok. Wow, wow, aspettatemi! Sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi? Per ora. Dai,